Buongiorno a tutti, qui è Jasmine dall'Ambasciata di Pace. Vorrei condividere qualcosa sul processo che io chiamo fusione. Mentre ci godiamo il nostro mondo in cambiamento, è difficile a volte avere fiducia che i grandi cambiamenti che erano stati profetizzati siano accaduti dopo il dicembre 2012 e che molti cuori siano ora sintonizzati alla quinta realtà dimensionale della coscienza unitaria. Per molti anni, prima di ciò, abbiamo programmato una transizione fluida. Così ora, l'idea che tutti coloro che incontriamo abbiano passato questa transizione, altrimenti non sarebbero nel nostro campo energetico, è una splendida realtà da sperimentare, dato che sintonizza tutti i nostri rapporti con un campo di energia di un potenziale interessante ed infinito. Eppure i grandi cambiamenti non sono ancora completi e ora più che mai siamo pienamente in quel processo che io chiamo la fusione. La metafisica è la scienza della vita, è la più profonda esperienza esoterica che ci porta al di là del piano mentale nella certezza di sapere, attraverso la nostra natura di sentire e di essere. Un cuore aperto e la volontà di sperimentare tutto ciò che siamo e possiamo essere mentre siamo ancora in forma fisica è una chiave importante per noi, sia per la nostra evoluzione che per la nostra esplorazione di tutti i campi di potenzialità e possibilità in cui possiamo essere fusi. Ogni volta che si verifica un incontro, noi veniamo mescolati energeticamente, le nostre membrane si fondono e confondono, e questo succede consciamente o inconsciamente secondo le nostre intenzioni e i modelli di energia dominante del gruppo. La gioia di un raduno di meditatori consapevoli e di coloro che comprendono il processo di fusione è che tutti i campi di possibilità sono accessibili per noi e possiamo goderceli. Utilizzare il supporto di energia del gruppo, lo stile di vita che per esempio condividiamo in un ritiro, e anche porre una chiara intenzione, permette alle nostre membrane di unirsi, fondersi e rivelare campi di possibilità che a volte sono meno accessibili quando siamo soli o nel nostro quotidiano. E mentre alcuni di noi vivono in ambienti che sono pacifici e puri, altri vivono in città caotiche dove la membrana dominante collettiva ha un diverso impulso che si proietta costantemente attraverso le nostre membrane, a meno che il nostro biocampo non sia colmo di una frequenza che ha capacità di trasformare tutto ciò che tocca, piuttosto che essere influenzato e trasformato da tutto ciò che tocca la nostra membrana. Questa è un'abilità che si sviluppa nel tempo, una volta che sappiamo come irradiare energia piuttosto che assorbirla, come ripetiamo sempre nei nostri raduni. Ma ancora una volta, tutto questo è solo un nutrimento sul piano mentale, che sembra avere un impatto molto lieve nella vita di coloro che non sono sintonizzati con questo, mentre molti sulla Terra vivono al ritmo del proprio cuore. Avere un buon modello mentale della realtà può consentire al cuore di aprirsi e al corpo di rilassarsi, e una volta che le nostre intenzioni e la guida del nostro campo è sintonizzata, non possiamo più sottovalutare il potere di un cuore puro che ci guida attraverso la fusione. Ci sono tanti modi disponibili adesso per noi di lasciarci guidare attraverso questi tempi che cambiano, che sono molto più energizzanti ed elevanti rispetto ai meandri del mentale del lato sinistro del cervello. Infatti, molti anni fa, i miei amici esseri di luce hanno affermato chiaramente che saremmo entrati in un tempo che andrà oltre la nostra comprensione mentale, nel quale dovremmo fare un passo indietro da qualsiasi attività mentale ed essere più allineati con il cuore della nostra essenza pura, lasciare che ci guidi attraverso la fusione, dato che essa ha il potere di portarci magneticamente nei campi del vero nutrimento che è disponibile per tutti noi. Il cuore della nostra essenza è un campo di pura creatività e quando noi siamo mescolati profondamente in questo flusso di cuore e di essenza, troviamo soluzioni a tutti i nostri problemi, sia a livello personale che globale.
In questo stato di cuore puro, nulla può essere visto come un problema, dato che ogni cosa è intesa solo come un flusso di energia che infonderà ai giocatori maggiore saggezza e il tipo di esperienze che ci cambieranno dal nostro nucleo. E in questo modo tutto è visto come perfetto. In questo flusso di cuore puro, tutto è come dovrebbe essere. La nostra umanità è perfetta e la nostra vita sulla Terra è un'opportunità di godere e di esplorare la vita nella forma, mentre contemporaneamente possiamo conoscere e godere della nostra natura di essenza senza forma. Applicando in pratica il fatto che è un guadagno per noi essere in questo campo di creatività pura, è anche un'arte che permette la nostra intenzione con gli altri e la nostra terra per andare in un'espressione più gioiosa ed unificata. Ed è da qui che provengono tutti i programmi che offriamo presso l'Ambasciata di Pace per l'armonizzazione del nostro mondo, da questi puri campi di creatività e cuore di essenza. Noi stiamo mescolando le nostre membrane in continuazione, che ne siamo consapevoli o no. Essere consapevoli del nostro potere creativo e del carico di amore e saggezza che trasporta permette alla nostra esperienza di vita sulla Terra e oltre di essere molto semplicemente più tranquilla, più gioiosa, così che tutti noi possiamo veramente goderci il nostro tempo qui. Così quest'anno, viaggiando ancora una volta nel nostro mondo, noi continueremo a concentrarci sull'arte divina della fusione attraverso il nostro programma Del Sì e temi del programma Aggiornamenti. E dato che il nostro servizio è sempre stato indirizzato alla fusione e alla unione con la nostra natura di essenza illuminata, quest'anno tutti i nostri seminari, ritiri e incontri saranno più interattivi e incentrati sul cervello destro, così che il campo della nostra essenza con la sua pura creatività possa essere applicato in pratica di più nella vita. Non vediamo l'ora di passare del tempo con voi energeticamente, non solo attraverso questa condivisione, ma anche di persona, quest'anno, così che possiamo entrare in quel campo di creatività pura e quindi applicare ciò che riceviamo più nella pratica, come siamo guidati sulla nostra terra. Qui è Jasmine, benedizioni a tutti voi.